secondo noi, il vero protagonista della partita di oggi, perché con l'ingresso in campo di Dilivio è cambiata la partita, al di là dell'episodio del rigore che ti ha visto con noi. Beh sì, sono felice di questo, spero di aver dato il mio contributo alla squadra che comunque stava soffrendo. Il Pescara è una grande squadra, ci aveva messo sotto, io ho dato il mio massimo e è andata bene. Sul rigore sei stato bravo e anche un po' furbo, perché la palla oramai era andata, andava oltre la linea bianca, ma ora è stato anche un po' ingenuo? Beh, io ho visto che lui voleva fare la scivolata, ho fintato il cross e poi ho messo la gamba a protezione del pallone e di fatto mi ha colpito, secondo me il rigore c'è. Assolutamente, rigore netto, su questo non c'è dubbio. Cosa ti ha chiesto l'allenatore quando sei entrato? Come l'avete cambiata la partita rispetto al primo tempo? Beh, siamo partiti con un 3-4-3 e ha visto che comunque il Pescara ci stava mettendo in mezzo e ha deciso di passare al 3-5-2. Mi ha chiesto di dare il mio impegno e io cerco di, spero di averlo ripagato, penso di sì, quindi è andata bene. L'ultima cosa e ti lascio, hai visto un Pescara in difficoltà, un Pescara che dopo aver subito il tuo rigore mentalmente è crollato, oppure è stata un Latina che l'ha vinta con la prestazione, o meglio l'ha rimontata con la prestazione? Beh, penso che loro erano partiti bene, poi secondo me si sono magari un po' rilassati dato che pensavano di avere la partita in pugno. Noi abbiamo trovato il gol sul rigore e penso che ci abbia dato una spinta in più per poi riuscire a pareggiarla.